E siamo giunti qui finalmente, ragazzuole. Siamo giunti al giorno tanto ben atteso, ovvero al giorno del nerf del grande cagnolone Lockjaw. Allora, c'è da dire una cosa di questo nerf. Ovviamente ci sono stati gli Yoda, ovviamente ci sono stati dei bilanciamenti. Che cosa sono gli Yoda? Sono dei bilanciamenti, non è che ti stravolgono tutto. Non c'è una carta che dovrebbe equivalere in quei bilanciamenti, capito? Ma rendere tutte le carte nello stesso piano. Quindi cosa si è voluto fare per questo Lockjaw? Si è voluto depotenziare una pena, devo dire, una pena rendendolo di costo 4 e aggiungendo 3 punti di forza. Ora, a me è balneata un'idea malsana, nel senso giocare un mazzo di questo genere. Cioè, nel senso, io voglio provare a vedere se Lockjaw è stato in qualche modo potenziato. Cioè, a occhio sì, perché è vero che lo puoi mettere in combo con Zabu, frate. È vero che col Cigno puoi giocare ugualmente il turno 4 Lockjaw con una gemma a 0. Questo è anche vero. Io mi soffermerei più che altro su questa combo qui, sulla Zabu Lockjaw, ok? Zabu Lockjaw lo puoi fare, ma devi sculare, frate. Devi sculare in una maniera assurda. Devi avere sia Zabu di turno 2 e sia Lockjaw posizionandolo di turno 3. Capito? In un mazzo con Thanos che non hai solo 12 carte, ma hai anche più 6 di gemme dell'infinito, devi per forza scuola. Quindi è quello che collauderemo oggi. Tra l'altro, in questo mazzo, aspetta che tanto attivi Tracker. In questo mazzo che ho io, al posto della Jubilee, si sente la possenza e la mancanza di Cool Obsidian, perché ovviamente io ancora non ce l'ho. Vedi? Ok. No, frate. No, frate. Cioè, capito? Io quando trovo il Thanos scontro e mi capitava il picco, il ragazzo aveva sempre blob in mano e giocava sempre blob 1-0-6. Adesso a me un cazzo di niente, perché io non posso giocare il Cigno, non posso giocare la power non la giocherò mai più in una cosa del genere, capito? Ok, Machine Ward la toglierei con la Reality e metterei la Time. Perché mettere la Time? Che posso giocare il turno 3? Lockjaw se me la pesca, questa sì. Me la tengo la Time. Me la tengo, frate. La voglio se me la tengo. Wakanda, ok. Ci sta. Che mazzo sei? Ok. Va bene. E tutte e due le carte non sono state sotto effetto del picco. Ok. Jeff Space. Jeff Space, possiamo fare veramente tante belle cose. Che posso prendermi la carta del Raft, posso fare cose, posso spostare una gemma. Ok, posso fare la Reality. Posso fare la Reality, posso fare la Power. In qualche modo, no? Meglio qui. Sì, meglio qui. Leader. Chalargem. Frate è spaziale. Frate è spaziale sta variante. È veramente spaziale. Adesso nello shop ci sono tutte le variante di Argem. E non lo so, frate, io voglio spendere sti 1200 per prendermi almeno una. Onesto. Onesto, onesto, onesto. Allora che facciamo? Giochiamo Lich, no? Giochiamo il Lich più leader? Vediamo dove gioca. Eh sì, frate, sai perché? Perché lui potrebbe benissimo aver pescato il Lich. Quindi o lo faccio adesso leader oppure non lo faccio più. Vediamo. Lui mi snappa, va bene, ok. La voglia, 100%. E poi se no che noi possiamo giocare? Che possiamo giocare non lo so, sai. Non lo so perché abbiamo... Ok, Magneto. Ok, Magneto, quindi adesso mi vai a posizionare Magneto. E perdo. E perdo, frate. E perdo, cazzo. No, non va bene questa cosa. Non va bene per niente. E che mi serve a me fa sta roba? Lui che c'ha la giovane Thanos come carta forte che c'ho io nel mio mazzo. Ah, non so, visione.
Quindi? Guarda che io avevo liberato Jeff perché pensavo che mi giocasse qualcosa qui. In realtà ha messo Magneto qui. Vabbè. Adesso io ho Prio. Ma secondo me boh, è un 50-50 per te. Eh sì, è un 50-50. Io Scar lo metterei due punti così su Zabu. E via. Cazzo. Ok, è lì. È il cigno, frate. Il cigno. Niente, 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 niente. Dai, che cazzo, pure Scaglia ha dato. Vabbè, GG. Ok, e quindi il primo game di Lockjaw non abbiamo visto proprio l'ombra. Non l'abbiamo neanche pescato. Va bene, molto bello così. Molto bello così, anche perché, frate, bisognava dare veramente un freno a questo mazzo, perché, cioè, teoricamente un mazzo del genere con Thanos, con le carte a costo 6 fortissime, con Lockjaw, era il problema principale di sto meta. È il problema principale perché non riuscivo a counterarlo in nessuna maniera. La Mind. Escape. Interessa? Insomma, la toglierei, sai? La toglierei e metterei la Space qui. Ok, la Mind va bene, mi piace. Hell's Kitchen, pure questa mi piace, sai, Soul, ok. Ora, così facendo, noi peschiamo tutte le nostre belle gemme. No? Le peschiamo tutte. Ok. Ravonna. Ok, Gilln. Va bene. E Reality Jeff? Sì, Reality Jeff, poi turno 4 fai che cazzo ne so, fai la time. Armin Zola, frate. Ok, e la Jubilee, va bene. Che potere? Mr. Negative, tipo. Eh sì, ci sta, Mr. Negative, la voglia. E mo? La gioco la time? Sì, se gioco la time potrei fare Armin Zola che distrugge Scar, ma avrà Knull lui. Avrà Knull, sì. Ci chiama la paura, va. Bello Thanos. Molto bello Thanos. Ora, qual è il problema in tutto ciò? Che lui mi può fare la Jane Foster? Disastro. Mi può fare la Jane Foster, mi può fare... Sì, mi può fare la Jane Foster, pescare tutto quello che vuole e via. Io potrei anche fargli Scar... Armin Zola, switcho tutto. E vinco. Intanto io giocherei così. Poi vediamo. Cosa mi gioca lui. Frate. Vedi, mi ha già settato Knull. Già settato Knull. Cosa vuol dire questo? Che lui mi farà Armin Zola al centro. Sì. Mi farà Armin Zola al centro. E poi cosa? Basta, a me fa sta roba. Riesco a vincere io. La voglia. La voglia. Molto prevedibile, frate, sai. È stato molto prevedibile. Cioè, nel senso, sfortunato lui perché ha fatto Mr. Negative. E sicuramente ci aveva molte carte a costo zero in mano. Cioè a costo zero, a forza zero in mano. Quindi Jane Foster gli è servita solamente per nulla. Mi verrebbe da dire. Altrimenti l'avrebbe giocata, frate. La voglia. Vabbè. Oh. Due game senza l'uso di Lockjaw, frate. Molto bella questa cosa. Molto bella questa cosa. Così è molto più bilanciato, frate.
è molto più bilanciata la cosa. Perché adesso puoi vincere anche utilizzando altre play di un mazzo del genere. Capito? Non soltanto appoggiandosi sul... Allora, sull'Occhio. Capito? Ma io la paura la setterei. Metti che mi prendo un Hulk di... potente, sai, non mi dispiacerebbe, voglia. Asgard, ok. La Mind mi va bene. Allora, ce l'avrà Liu Shang? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Non lo so, mi ispira Lockdown. Non lo so, sarà per quell'avatar che c'è lui. Mi ispira Lockdown sto mazzo contro. Che mi dai? Space e Soul. Ok. Bello. Allora, qual è il problema? Io gli voglio fare. Nel senso, gli potrei fare anche il cigno. Gli faccio il cigno, poi gli faccio l'occhio space. Capito? Sì, dai, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, la voglia. Ok. Non è un lockjaw, allora. Ma perché dico lockjaw? Lockdown. E adesso possiamo però pensare... Bella! Molto bella questa cosa. Molto bella questa cosa. Facciamola. Comunque... Forza 5 Lockjaw, posso dire che l'approvo. Bello! Bello il Lich. Tiri, tiri. Lo so, frate. Lo so. Capito? Questa è una combo che ci sta. Questa è una combo che ci sta. Il Cigno, turno 3, turno 4, Lockjaw Gemma. Questa ci sta, sta combo. E tu hai altre due possibilità di usare Lockjaw, no? Turno 5, turno 6, vabbè, ora. Avevo anche il turno 7 perché aveva settato la magic, capito? E lo rallenti in qualche modo. Questa ci sta, la voglia. Ci sta. Cinderella. Come non detto. Vai. Che mazzo c'hai? Thanos anche tu. Va bene. Ora, io voglio vedere se da qui, alla fine del video, mi capiterà mai la combo Zabu Lockjaw. E come potete capire, la possiamo fare. La voglia se lo possiamo fare. Reality. Ok, ci sta, la voglia, mi fai pescare cosa? Magneto. Ok, setterei Zabu a sinistra adesso. Madonna, frate, anche zona negativa, un disastro. Un disastro, zona negativa, se posso. Dici tu mi snappi in faccia, prima dei crush e poi zona negativa, quindi cosa? No, ma è un Thanos pure sto ragazzo. Praticamente. No, non è un Thanos, ma perché pensavo fosse un Thanos? Sette carte del mazzo. Psylocke. Ma non è che è un Galactus? Ma non è che sto ragazzo è un Galactus? Non lo so. Può essere. La Wasp, fratello. Doctor Doom, ok. Va bene. E lui riesce a completare. Ma sai che... Ma non credo, frate. Praticamente. No, 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 no. Fai la power e poi il Jeff. Jeff ce lo teniamo. Ancora! Ah, ho capito. Ho capito. Va bene. Ce l'avrà la Jane Foster in quelle due mani, in quelle due carte che c'ha? Bella la Soul. Molto bella la Soul. E Jeff, adesso mi dai, non so, il Lich, frate. E il Lich. Lich è buono. Lich è molto buono, sai. Non lo so, frate. Non ne ho idea. Non so cosa utilizzare. Perché se utilizzo il Lich potrebbe darmi veramente una grossa mano. Metti che adesso fa Jane Foster. Metti che adesso fa Jane Foster, capito? Vabbè, no. Ultron.
Almeno Blob, frate. Doom rules all. Ok. Allora. Mamma mia la power. Insomma. Insomma, frate. Mamma mia. E che possiamo utilizzare? Niente. Abbiamo perso. Abbiamo perso perché... Oddio, qui potrei fargli Shang. Qui potrei fargli Shang perché suppongo che lui faccia qualcosa qui. E qui io come la vinco? Qui io come la vinco? Così. Time Ultron. Cioè, io devo sperare che lui giochi lo Stormbreaker. Lui vada a 12 e io... capito, faccio cosa. E qui devo sperare che... niente, devo sperare che l'ultimo prenda Blob. È un po' così, un po' per il me. Dobbiamo andare a culo. Ok, perfetto. A sinistra vinciamo. A sinistra vinciamo. Noi come vinciamo sul Raft? Frate, dai, Blob. Blob, hai tolto anche il Leech. La Mind. Va bene. Va bene. Ok. Ci posso anche stare. Ci posso anche stare. Ci posso anche stare. Dai, dai. E io sono contento che perdo con sto mazzo. Ma se poi mi capita conto, fratello, gli esce tutta la combo, mi incazzo però. Se permetti, mi incazzo poi. Facciamoci l'ultima, dai. Però posso dire che tecnicamente adesso... Va bene, Mind su Vormir, dai, subito, 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 subito. Fammi ottenere tutte le gemme. Fammi ottenere tutte le gemme. E... Che gioca adesso il turno 2, eh? La Time. Perché la Time? Perché la Time? Space Soul. Via. Il deck con la Fenice. Il deck con la Fenice, guarda. E lui ha già distrutto cosa? Come si chiama? Vabbè, l'ho multiplo, dai. E che gioco di adesso? Posso giocare Black Swan? Sì, posso giocare lui. E poi per che cosa? Per fare che? Per fare Time Power? Skipperei. Zappo, frate. Time Power. E basta. Poi possiamo fare il Leech. Possiamo fare Magneto. Possiamo fare Thanos. Possiamo fare un sacco di belle cose potenti e interessanti adesso. Di turno 5. Il problema è che cosa gioca lui. Giocherà la Fenice adesso? Bella la reality. Ok, la Javits, altra carta degli Yoda. Adesso diventa 1-2. Che cazzo vuol dire, frate? Perché sta roba? Magneto. Magneto sì, perché non posso rischiare sta cosa. Pure se gioco la rete è inutile perché io perdo. Non posso rischiare, frate. E se poi mi fa Shang, me la prendo nel culo, frate. Molto semplicemente. Molto semplicemente è così. Capito? Il problema adesso è il turno 6. Il turno 6 io devo per forza giocargli carta forte. Vero Thanos. Non ha senso che gli faccio visione reality. Non ha senso che gli faccio visione reality. E lui che gioca? Che può giocare? Nimrod. Tu dici Nimrod. Allora. O giochiamo Thanos. Oppure Jubilee. Cigno.
faccio 6 punti più una qualsiasi carta e faccio gli stessi punti di Thanos, tranne Jeff Shank. Capito? Che può giocare lui qui Destroyer? Destroyer lo pareggio, però. Io Destroyer lo pareggio. Che c'è la Soul. Vabbè, lo gioco. Oh! Wow! Vabbè, avrei vinto ugualmente, frate, ma che cazzo me... Multiple Man che gli è andato in mezzo. Frate, Multiple Man che gli è andato in mezzo con due Nimrod a disposizione. Dai. Io amo sto gioco. No, 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 lo amo sto gioco, frate. Lo amo, per questo. Per ste cazzate che fa, capito? Per ste cazzate che fa, capito? Perché dici tu... Oh. Cioè, io mi lamentavo di Ela, di Thanos, che sculavano con Lockjaw. Adesso Lockjaw è stato nerfato e adesso devo vedere ste cose. Devo vedere ste cose. Comunque, abbiamo testato sto Lockjaw post-Oda. E posso dire... Funziona. L'Oda funziona, voglio se funziona. Però c'è da dire una cosa, raga. A me non girava il Thanos neanche quando Lockjaw era forte. Questo è il fatto, perché se adesso io trovo un Cristo che gioca questo mazzo, tipo un mazzo del genere con Thanos e Lockjaw, un Ela con Lockjaw, e vedo cose strambe e Lockjaw gli gira e mi dà gli schiaffi in bocca, poi mi incazzo, capito? E poi prendo e disinstallo il gioco e via. Comunque fatemi sapere che cosa ne pensate degli Oda e niente, raga. Ci vediamo domani.